facendo la cola, roba del fidanzamento. Vado a lavarmi, vado a cambiarmi, alla finestra per innamorarmi. Passo un ragazzo in abito bianco, cappello alato, il mio fidanzato. Lo faccio entrare e poi seder, sputò per terra. Pulisci tutto, sporcaccione, abbi più educazione. Pulisci tutto, sporcaccione, abbi più educazione. L'intro con Colombina Bianca, perché volevo presentarvi le mie colombine di pane di farina di semola. Guardate che carini che sono. Sono tutte coppiette, sono quattro coppiette di colombine. Dai, su, venite con me, così le facciamo assieme. Allora, per fare le colombine di pane abbiamo bisogno di mezzo chilo di farina di semola, questa di grano duro rimacinata, ok? Io uso questa qua, che va benissimo sia per il pane che per fare anche la pasta, quella fatta in casa ovviamente. Poi 35 ml di olio evo, 15 g di sale e questo è metà dado di lievito fresco e sono quindi 12,5 g, altrimenti 7 g di lievito secco disidratato. E poi 300 ml di acqua a temperatura ambiente, nell'acqua andremo a sciogliere per prima cosa il lievito, ok? Ok, quindi abbiamo sciolto il lievito nell'acqua. Ora, io ho la planetaria, quindi vado a mettere nella planetaria la farina col sale, lo giro un po', lo mescolo e poi aggiungo l'acqua con il lievito e l'olio. Se non avete la planetaria, mettete tutto in una ciotola e lavorate a mano. Allora, ho messo la farina. Adesso aggiungo il sale e mescolo un po' con la spatola. Ok, vi do una mescolata così alla veloce. Aggiungo anche l'olio e poi dopo il lievito sciolto nell'acqua. Ok, allora, olio. Perfetto. Poi lievito sciolto nell'acqua, piano piano, e voilà. E adesso, ovviamente se usate il lievito disidratato, sapete, dovete seguire come c'è scritto dietro la bustina di lievito. Adesso mettiamo il gancio, questo qua per l'impasto, e iniziamo ad impastare. Iniziamo sempre impostando su minimo. Minimo ci serve proprio per dare una mescolata bella consistente. Adesso invece proprio portiamo a 1 per l'impasto completo e lasciamo almeno che lavori la planetaria almeno per 6-7 minuti. Se invece lo lavorate a mano almeno il doppio, 15 minuti, ok? 7-8 minuti di planetaria. Lo portiamo sull'1. Io ho impostato il timer, ho staccato solo un attimo altrimenti non mi sentivate, però vedete che già si sta iniziando a formare proprio l'agglomerato, no? Che si inizia proprio a formare la pagnotta. È suonato il campanello, quindi sono trascorsi gli 8 minuti più o meno, vedete è tutto bello staccato dalle pareti, l'impasto deve essere bello liscio liscio. Guardate, la planetaria sembra proprio pulita, non deve, cioè la ciotola, non deve restare niente attaccato. Impasto bello morbido, adesso praticamente lo copriamo con una pellicola, con un canovaccio e lasciamo lievitare almeno per 2 ore.
Ok, pellicola, vedete, canovaccio e lasciamo a riposo a far la nanna per 2 ore. Ecco qui il nostro impasto dopo 2 ore che è ben lievitato, si è raddoppiato. Ok, tolto adesso il canovaccio, togliamo la pellicola e lo mettiamo su un piano da lavoro. Ok, sul piano da lavoro ho messo un po' di farina, lo vado a reimpastare un po', anzi, come si dice appunto nei termini della panificazione, a pirlare, che vuol dire fare così, vedete, a creare la pagnotta. Ok, ancora un po' sul piano da lavoro. Adesso in pratica faremo con un tarocco dei tocchetti da 100 grammi ognuno. Allora, da questa pagnotta praticamente andiamo a tagliare col tarocco un pezzo che sia 100 grammi. Manca ancora un pezzettino, che deve essere 100 preciso. Ok, 101 può andare, va bene. Ora da questo pezzo qua, che vado a unire così, tolgo soltanto un pezzettino sempre col tarocco, che mi servirà poi a fare la testa. Ok, ecco qua, diventa una pallina. E la tengo da parte. Quest'altro invece devo fare proprio un filoncino, un cordoncino, no? Lo vado a devo fare bello allungato, andiamo bene bene. Per fare queste cose qua potete coinvolgere anche i vostri bimbi, perché secondo me si divertono. Per chi mi segue, ho fatto anche le galline e le gallinelle, i pulcini con le uova sode, ed è veramente uno spasso farle con i bimbi, perché si divertono veramente. Allora, una volta che l'abbiamo allungato bene bene, più o meno così, più o meno bel bastoncino lungo così, lo andiamo a intrecciare praticamente, vedete, così, così, e poi lo rigiriamo dentro qua. Ok. Poi in una ciotolina mettiamo un po' d'acqua, perché così almeno con le dita mettiamo un po' d'acqua qua. Questa, che è la pallina che abbiamo tolto prima, andiamo a creare il beccuccio facendo così e lo andiamo a posizionare sopra, così almeno si tiene abbastanza legato al corpo. Questa, che poi sarà la coda dietro, andiamo a schiacciare un attimino con le mani e col tarocco faremo dei taglietti. 1, 2, 3 e 4, più o meno 4 taglietti. Ok, ora poi gli occhietti li faremo con del pepe in grani. Se non avete il pepe potete usare anche dei chiodi di garofano, però il pepe dà di più l'idea. Poi quando le abbiamo fatte tutte, che le mettiamo sulla leccarda, andiamo a spennellarle con un po' d'acqua e mettiamo dei semi di sesamo o semi di papavero. Ecco qui la nostra colombina. Ok, e procediamo così. Vedete? Ne sono venute già 7, devo fare ancora solo l'ultima, che praticamente ne vengono fuori 8. Ok, praticamente, per essere precisi, la pallina, che deve essere la testa, saranno 15 grammi più o meno, ok? Ecco qua, vi faccio rivedere l'ultimo, vedete, dovete proprio fare un fiocco. Ok, questa è la testolina, facciamo il beccuccio, un po' di acquetta, poi uno prende la mano man mano che li fa, poi mettiamo il grani di pepe, schiacciamo un po' la coda dietro
e facciamo col tarocco i taglietti, più o meno 4 taglietti, 1, 2, 3 e 4. Ok, e l'ultima è fatta, eccola qua. Andiamo a metterla sulla leccarda. Ok, ora tutte le 8 colombine le mettiamo forno spento, con la luce accesa, ancora un'oretta a lievitare. Perfetto, un'ora qui a lievitare a forno spento con luce accesa e poi dopo le cuociamo a 180 gradi 30 minuti forno statico. Trascorsa l'oretta che sono state ancora a lievitare, forno spento ma solo luce accesa, andiamo a spennellare l'acqua e poi su ogni colombina e mettiamo sopra, io metterò dei semi di papavero, sesamo e semi di zucca. Ok? Ok, ecco qui, ricordatevi di spennellare sempre un po' d'acqua sopra e poi dopo tutti i semini. Ora inforniamo forno statico 180 gradi 30 minuti, forno caldo. Nel frattempo che spennellate, fate riscaldare il forno. E voilà, ecco le messe al forno, mi raccomando sempre un po' distanziate fra di loro perché magari anche cuocendosi continuano a lievitare. Guardate che carine, vedete come si sono ancora di più gonfiate. Ok. Appena suonata la campanellina, il campanellino del forno, sono pronte, adesso spegniamo. Ecco qui le mie colombine con farina di semola. Spero che vi sia piaciuta questa idea e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e potete seguirmi anche su Facebook e Instagram con i piatti di Eulalia. Alla prossima!